cari amici, un cordiale saluto a tutti voi e mi piace in questa circostanza darvi una bella notizia. La bella notizia è questa, che l'11 maggio prossimo, dalle ore 16 fino a mezzanotte, ci sarà una notte di lode, di misericordia, di adorazione al Palapartenope. È una notte che chiede di aprire il cielo, cioè in quella notte noi incontreremo il cielo, dove il Signore ci chiamerà a vivere con gioia, intensità, la nostra fede. E allora mi piace invitare a partecipare tutti i gruppi di preghiera, i movimenti, tutta la diocesi naturalmente, non solo, ma anche tutti i consacrati e le consacrate, tutti i laici e le parrocchie, tutti uniti per pregare perché la gloria di Dio si manifesti. Ecco, vi aspetto tutti allora l'11 maggio al Palapartenope. Staremo insieme con la presenza anche, credo che tutti lo conosciate, di padre Raniero Cantalamessa. Allora, fratelli e sorelle, uniti in comunione, in preghiera, andiamo tutti al Palapartenope in modo da partecipare all'Eucaristia, ma soprattutto a vivere un momento di profonda comunione e di profonda preghiera tra noi. Dio vi benedica e Amaron va con voi.